PlayStation VR non è una semplice periferica, è un portale grazie al quale è possibile vivere un'altra faccia del videogioco. Una faccia magica, incantevole, una faccia che reinventa il videogioco, lo rende fresco, nuovo, imprevedibile, come lo era un tempo. E non credete a chi continua a dire che non ci sono giochi VR. Infatti, questa classifica racchiude quelli che più ci hanno stregato, quelli che rappresentano al meglio cosa può fare questa tecnologia e cosa potrebbe fare in futuro. Mettiamo da parte i voti, le preferenze, la complessità che c'è dietro lo sviluppo. Parliamo solo di videogiochi per la realtà virtuale, anzi, dei migliori videogiochi PlayStation VR che non dovreste perdervi. E si inizia con un titolo un po' inaspettato, e forse poco celebrato, sebbene sia molto semplice, e indicato per lo più alle serate tra amici. La 20ª posizione infatti è occupata da niente meno che Carnival Games VR, il quale prova a simulare un parco divertimenti offrendo una serie di minigiochi perfetti per avvicinare i più restii a questo nuovo modo di videogiocare. Contiene anche qualche applicazione VR davvero fantastica, come l'arrampicata, che di sicuro farà impazzire chiunque la proverà. Al 19° posto invece ci mettiamo Tetris Effect. Per carità, non è la migliore espressione della realtà virtuale e certamente poteva godere di una maggiore attenzione nella definizione e nella profondità dell'immagine, anche se gli aggiornamenti dopo il lancio hanno migliorato lievemente la situazione. Eppure non avete mai giocato così ad un Tetris. Sul serio, è una sinestesia magnifica, che pompa le vene ed esalta i sensi. Non è qualcosa di rivoluzionario, ma è il Tetris più bello di sempre. E scusate se è poco. Al 18° posto invece c'è Static, un rompicapo decisamente soffocante. Ecco, a nessuno piace essere osservati, questo è poco ma sicuro. Ma qui assume un senso. Bisogna risolvere degli enigmi travestiti da congegni incollati alle vostre mani, dove i pulsanti del DualShock sortiscono un qualche effetto una volta premuti. Accendono luci, muovono leve, proiettano immagini. È una scelta intelligente perché scavalca i limiti hardware e dà uno scopo tangibile al controller. Sì, è un po' troppo criptico in alcuni casi ed è un po' troppo breve, eppure rimane un puzzle game di quelli coi fiocchi. Abbiamo una piccola perla, un esercizio di stile che ci fa capire come potrebbe evolversi la narrativa nella realtà virtuale. Il bello è che The Invisible Hours non è un gioco né tantomeno un film, non si ha reale controllo nello svolgersi della trama, perché non possono essere effettuati cambiamenti. La particolarità sta nella messa in scena, perché si tratta di una sorta di thriller vissuto come un enorme spettacolo teatrale che avviene in tempo reale, sotto le lenti del visore. Cosa significa? Significa che, ad esempio, mentre sei intenti ad ascoltare un interrogatorio in soggiorno, dall'altro capo del maniero gli altri personaggi stanno facendo qualcosa. È davvero difficile raccontarlo in poche righe, ma è altrettanto facile farsi rapire dalla sua storia. Peccato per la sola lingua inglese e per una resa grafica annebbiata che riduce la profondità e la definizione dell'immagine. Per la cronaca è possibile affrontarlo anche senza visore, nel caso foste interessati. Posizione 16 per Racket Fury Table Tennis VR, che quatto si è ritagliato un posto nei nostri cuori. Non sappiamo come gli sviluppatori siano riusciti a riprodurre il ping pong con questa fedeltà. Non solo la fisica stupisce, non solo il tracciamento è ottimo, ma l'intelligenza artificiale saprà mettervi davvero a dura prova sin dal primo istante. Certo, dal punto di vista grafico e stilistico si poteva usare di più, molto di più, ma non ha poi così importanza, visto il divertimento che sgorga dalla sua giocabilità. Chi disse che l'attesa del piacere è essa stessa il piacere, di sicuro non avrà giocato a Firewall Zero Hour, che ricopre la 15ª posizione. Sia chiaro, è una dimostrazione di forza per la realtà virtuale, un'esperienza multigiocatore tra le più intense che possiate provare oggi, dove il cosiddetto aim controller primeggia come assoluto protagonista. Peccato sia solo un titolo multigiocatore e che i tempi per entrare in partita talvolta siano più lunghi di quelli in cui si gioca. L'offerta contenutistica è scheletrica, cosa che la comunità sta bacchettando continuamente, ma gli sviluppatori ne sono consapevoli e stanno migliorando la loro creatura a cadenza regolare.
Tuttavia, se amate lo sparatutto tattico e avete un paio di amici con i quali condividerlo, rimarrete estasiati da Firewall Zero Hour e probabilmente, dopo averlo provato, ritornare a giocare agli sparatutto tattici su TV e senza visore, beh, sarà traumatico. Posizione 14, Sprint Vector, che ha solo un grosso difetto. Sfoggia una curva di apprendimento ripida, caratterizzata da una giocabilità che affatica come poche cose sulla realtà virtuale. Non a caso prende il genere corsistico e lo svecchia, implementando un sistema di controllo che dà l'illusione di star correndo davvero, e in questa illusione costruisce la sua magia, fatta di emozioni e gioie, in un'esperienza sicuramente difficile da comprendere in tutte le sue sfumature, richiedendo tempo e pazienza per essere apprezzata, ma che tutti gli amanti del videogioco dovrebbero provare, prima o poi. Perché Sprint Vector è senza dubbio uno dei giochi più originali e meglio confezionati attualmente disponibili sulla realtà virtuale. Alla 13ª posizione invece troviamo Super Hot VR, lo sparatutto nel quale il tempo si muove solo quando si muove il giocatore. Sembra un simulatore di sequenze e dei film d'azione. Si è sempre in inferiorità numerica, i proiettili possono essere schivati grazie all'ausilio dello slow motion, e anche il più innocente tra gli oggetti può rappresentare un'arma letale. Il tracciamento qualche volta fa le bizze se non avete una stanza ampia con la PlayStation Camera posizionata a dovere, ma Super Hot VR fa un uso intelligente dello spazio nella realtà virtuale che vi farà sentire l'adrenalina in corpo come poche altre cose lì fuori. Rec Room si becca la 12ª posizione, anche se meriterebbe di più. Purtroppo la resa tecnica ha delle lacune, almeno su PlayStation VR. Eppure è un gioco in continuo divenire e ancora lontano dalla sua completezza. Tuttavia Rec Room per certi aspetti è assolutamente un videogioco rivoluzionario e ci spiace che in pochi lo conoscano. Si tratta in buona sostanza di un social game in cui ci si crea un alter ego virtuale ed è possibile partecipare a tutta una serie di attività insieme ad altri giocatori online. Dalle avventure fantasy al calcio, dal paintball al dodgeball, fino ad arrivare ad un surrogato della Battle Royale veramente ben fatta. Davvero, se volete assaggiare le potenzialità della VR come strumento multiplayer, Rec Room è quello che fa per voi, ed è pure gratis. Wipeout Omega Collection si siede all'11º posto per un merito in particolare, l'aver trasportato l'intero gioco in VR grazie ad una patch completamente gratuita. Quel che ne è venuto fuori è semplicemente il miglior gioco di corsa in VR, oltre che il più adrenalinico, il più estasiante, il più bello da vedere, il più bello da sentire e... potremmo continuare a lungo se volete. Arriviamo al 10º posto con Bound, un titolo un po' ambiguo. Se nella sua versione non VR non riesce a colpire nel segno, quando si indossa il visore, invece, la musica cambia. Cambia radicalmente. Essere circondati dalle forme, dai personaggi e dai luoghi astratti del titolo di Plastic è fenomenale. Una rappresentazione estetica incredibile delle possibilità di questa tecnologia. Un viaggio incantevole da vivere in silenzio, da soli e senza il caos quotidiano, sentendo la sua splendida colonna sonora. Alla 9ª posizione abbiamo un gioiello, quello che ci piace definire il ponte di collegamento tra il videogioco tradizionale e quello a realtà virtuale. Un platform adorabile, emozionante, costruito con amore e passione. Certo, è breve e alla fine lascia un po' d'amaro in bocca per la sua brevità, ma questi sono i giochi di cui abbiamo bisogno per la VR, in grado di stupire con la semplicità. Ottavo posto per Rez, che era già un gran gioco quando uscì su PS2, ma con la realtà virtuale tocca a vette allucinanti. L'edizione Infinite arriva con varie novità, tra cui la cosiddetta Area X, un piccolo livello che rappresenta uno dei punti più alti raggiunti su PlayStation VR, nonostante duri solo 15 minuti.
Ma lo ripetiamo, a prescindere dall'area X, Res è un gran gioco. Un'escursione tra luci e colori nel quale perdersi dentro. Una via di mezzo tra un gioco musicale e uno sparatutto, che inizialmente lascia spaesati e poi rapisce. Davvero fantastico. Posizione numero 7 per Until Dawn Rush of Blood è uno dei primissimi titoli nati su PlayStation VR ed è ancora uno dei migliori. Fatelo vedere a chi ha vissuto l'epoca d'oro dei cabinati arcade, rimarrà senz'altro a bocca aperta. Si tratta di uno sparatutto su binari che utilizza l'horror per confezionare le montagne russe più inquietanti di sempre. Provare per credere. Ah, e fatelo provare ai vostri amici e parenti, ovviamente. Alla sesta posizione abbiamo una sorpresa, una digressione del survival horror che premia l'abilità e la perseveranza e che vogliamo premiare anche noi. The Persistence è realizzato con cura, presenta una buona longevità, ha un ottimo sistema di controllo e soprattutto è pieno di armi e gadget creativi. Vi serve sapere altro? Il quinto posto è di Skyrim VR, un'esperienza memorabile dove la ormai arcinota storia del sangue di drago si trasforma e diventa un viaggio introspettivo dove è il giocatore il protagonista e non il suo alter ego digitale. Visitare una caverna, viaggiare tra le montagne, combattere contro i banditi, sfidare un drago, chiacchierare con gli abitanti del posto, tutte piccole operazioni che nel videogioco tradizionale ormai sono d'ordinaria amministrazione, ma che nella VR costituiscono un cosmo nel quale perdersi dentro. Lo abbiamo detto più volte e lo diciamo ancora una volta, dopo aver provato Skyrim VR, il gioco di ruolo non sarà più lo stesso, perché giocare Skyrim è una cosa, viverlo è un'altra. Non poteva mancare Resident Evil 7 in questa classifica, che si aggiudica il quarto posto. Un settimo capitolo terribile, nel senso che trasuda tensione da tutti i pori, con un'ambientazione disturbante che sa quali corde toccare. Purtroppo, a causa di alcune grane, tende ad alimentare la kinetosi in certi soggetti, motivo per il quale vi consigliamo di farvi prima le ossa con altri titoli, in realtà virtuale, prima di affrontare la creatura di Capcom. Tuttavia questo è senza dubbio tra i migliori videogiochi VR di sempre e vi fa capire di non aver ancora visto di cosa è capace il visore quando si addentra nell'horror. E prima di mettere piede sul podio vogliamo spendere due parole per fare delle doverose menzioni d'onore. Vogliamo segnalare Dead Hungry, che riesce a catturare lo spirito arcade, o To The Top, un'ottima reinterpretazione del parkour. Ci sentiamo di segnalare anche Bloody Zombies, che prende il picchiaduro a scorrimento e ce lo fa vivere da una prospettiva tutta nuova. Come non citare poi Killing Floor Incursion o Arizona Sunshine tra gli sparatutto spassosi in VR. Ma ce n'è uno che lo sparatutto lo ha proprio ridefinito. E ovviamente parliamo di Farpoint. L'FPS di Impulse Gear non solo è divertentissimo, ma è anche e soprattutto rivoluzionario, grazie alla splendida periferica di Sony, l'Aim Controller, capace di restituire una immedesimazione senza eguali. Sei tu a premere il grilletto, tu, fisicamente. Metti il braccio in posizione, porti il fucile vicino al viso, chiudi l'occhio per prendere la mira dal mirino olografico e spari. E sparare in VR non è mai stato così bello. Vorremmo scendere in piazza e gridare al mondo quanto è figo Beat Saber, che si aggiudica la seconda posizione. Vorremmo che lo provaste tutti, perché è davvero, davvero una figata pazzesca. È un gioco semplicissimo, lo si capisce guardandolo per 2 secondi sullo schermo. Un titolo musicale nel quale bisogna rompere dei cubi con 2 spade laser. E cosa c'è di più figo delle spade laser? Il punto ancora più spettacolare è che il movimento e il posizionamento dei cubi è cucito sulle canzoni e vi fa letteralmente danzare al ritmo di musica.
Insomma, se ancora non si fosse capito, è una ficata. E in prima posizione, beh, troviamo ovviamente Astrobot Rescue Mission. Sì, potreste apprezzare più i giochi horror, o magari quelli di corse, ma mettiamo un attimo da parte i gusti personali, perché in termini di comodità di fruizione, valori produttivi, coerenza artistica, varietà e divertimento, non c'è null'altro di così ben fatto su PlayStation VR come Astrobot Rescue Mission. Ogni minuto passato in questo platform è una gioia, una sorpresa continua. Più che livelli, qui abbiamo a che fare con degli ecosistemi fantastici, pieni zeppi di chicche che non si ripetono mai. È un nuovo modo di vedere il gioco di piattaforme, che apre ad una successiva generazione di titoli VR che non vediamo l'ora di vivere. E qui è tutto per questa classifica dei migliori giochi per PlayStation VR. Grazie per averci seguiti fin qui. Vi ricordiamo che trovate le recensioni di questi giochi direttamente sul nostro sito. Un saluto da Giorgio Palmieri per Smart World Gaming.